Ciao belli. Ciao. Ciao bello. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Ciao amico mio, tutto bene. Блин, как приятно оказаться в месте, где все разговаривают со мной на одном языке. Я сегодня вам покажу мою родину, Италию. Добро пожаловать в Чиленту! Oggi abbiamo il piacere di avere qui a Castellabate questa troupe televisiva russa, la quale sta facendo una serie di riprese per tutta Castellabate. Sono stati giù al mare, al porto, quindi hanno fatto davvero un gran bel lavoro. Noi abbiamo puntato e abbiamo creduto subito in questo progetto, quindi abbiamo patrocinato da subito l'iniziativa appena ci è stata proposta questa cosa, perché riteniamo che questa vetrina possa essere estesa un po' in tutto il mondo. Voi sapete che Castellabate è stata già location del famoso film Benvenuto al Sud, quindi noi vorremmo ampliare questa cosa e quindi andare su scenari diversi anche per destagionalizzare il turismo nei periodi di bassa stagione. Quindi è fondamentale per il Cilento aprirsi sempre di più ai mercati stranieri. Nuovi flussi turistici sono alle porte, aspettano solo che un'offerta adeguata sia messa in piedi. La Russia da questo punto di vista rappresenta un grande bacino potenziale di utenti e di turisti che possono davvero incidere sullo sviluppo anche del nostro territorio, anche per gli anni futuri. Raccontare queste terre, raccontare le sue bellezze, il grande patrimonio gastronomico, la dieta mediterranea, per questo sempre di più importante per interessare, intercettare nuovi flussi turistici. La forza a questa terra è farla conoscere in giro per il mondo con i prodotti di questa terra. Noi abbiamo cominciato a impiantare vigneti di aglianico, fiano, greco, falanghina, i vitigni autoctoni che già 3.000 anni fa i greci avevano portato in questo territorio proprio quando sono venuti a colonizzare questi territori. E poi hanno costruito questi templi straordinari, Pestum, oramai è veramente riconosciuto in tutto il mondo per il bello e il buono che concentrano in queste cose che loro ci hanno rilasciato, che ci hanno lasciati. Ospitiamo nel meraviglioso Cilento la troupe televisiva della Russia, la NTV ci ha mandato il format Paedim Paedim, Let's Go, Let's Eat, che parla proprio di peculiarità turistiche, location da visitare e enogastronomia locale. Sono molto felice, ringrazio tantissimo le amministrazioni Capaccio Pestum, Castellabate e anche le aziende locali che hanno contribuito all'iniziativa. Si parla sempre di promuovere il nostro territorio, di farlo conoscere e quindi quello che stiamo facendo noi non sono le solite chiacchiere, lo stiamo facendo davvero. Con l'iniziativa di O Cilento, con l'amica Olga e la sua squadra, andremo a promuovere le nostre realtà, le nostre città, il nostro territorio, le nostre bellezze in Russia, perché davvero forse la Russia conosce poco l'Italia, immaginate le nostre località dell'Italia del Sud. Lo faremo quindi con i nostri video, con i nostri ristoratori, con le nostre eccellenze. Saremo nelle TV russe e quindi è un'iniziativa concreta, non sono le solite chiacchiere. E lo stiamo facendo come territorio, come città di Capaccio Pestum, ma anche come unione dei comuni Pestum Alto Cilento, quindi un territorio importante, si è aggiunto anche Castellabate. Siamo sempre più convinti che tutti quanti insieme possiamo compiere un grande lavoro, possiamo compiere quello che da anni si dice e che invece da oggi può diventare davvero una grande realtà.